Eccoci, eccoci, buonasera in diretta dalla Borghesiana. Siamo pronti per UFR Locomotive Roma. UFR con Pomponi, De Simone, D'Ambrogio, Antonini, Cesaretti, Rotondo, Catino, Mattaroccia, Capasso, La Grutta, Catino, Ruggeri, Mollo, Aballe, Alteri e Fusco per la Locomotive. Macera, Gatta, Sardo, Berardino, Reali, Pannunzi, Bellini, De La Valle, Fabiani, Foscarini, Marra, poi Amato, Apuzzo, Franchi, Lararti, Mele e Rizzi. Allora, sarà l'UFR a dare il calcio d'inizio a questa gara. Comincia UFR Locomotive. Allora, come detto, il primo possesso per la formazione in maglia bianca che attaccherà da sinistra a destra. Primo pallone giocato in questo momento dalla Locomotive. Numero 5 Sardo che va a girare sul centrodestra a guadagnare qualche metro i suoi. Palla in avanti di Gatta. Ci siamo spostati sulla corsia di destra, traversone in mezzo. La chiama e la fa sua Pomponi. Lancio dei Pomponi, palla che rimbalza alla ricerca del pallone a Balle, pallone che finisce in zona Antonini e la Locomotive Roma poi a riconquistare il pallone, prova a trasformare l'azione in offensiva, invece poi ci pensa un po', opta per la calma, la gestione del pallone. Siamo a un minuto e mezzo dall'inizio della gara. Passaggio corto, intercetta l'UFR sulla corsia di sinistra. Poche maglie bianche, tante arancio. Riesce comunque a metterla in mezzo. Il pallone è arretrato. Quindi Locomotive in disimpegno. Prova il contropiede. Ben posizionato il centrocampo maglia bianca. 1-2 che non si chiude, ma il pallone è ancora del UFR. Se il braccio è il direttore di gara, qualcosa da rimproverare. Il primo fischio della gara da parte del direttore. Possesso arancio in questo momento, c'è un bel lancio in profondità dove cerca di arrivare Pannunzi. Ci ha provato fino alla fine, poi Pomponi va a coprire. Prova a costruire dal basso l'UFR. Tutte maglie arancio lì davanti, allora si cambia fronte, andiamo sulla sinistra, guadagna metri l'UFR, lanci in avanti, c'è Sardo ben posizionato per i suoi. Incomprensione, allora pallone in avanti nuovamente per l'UFR. Ancora ben posizionato Sardo, apertura sul centro-sinistra, Pannunzi di prima alza il pallone, recupera l'UFR, la corsia qui sotto, allora prova a giocare sulla destra con Antonini, tocco arretrato,
Intercetta la Lokomotiv con Bellini. Riparte nuovamente dal basso la Lokomotiv Roma. Apertura sulla sinistra. Si cambia fronte, cerca il filtrante, sporcato il passaggio, arriva comunque a destinazione lì sulla corsia di destra. Viene a supporto un compagno. Recupera l'UFR, ecco Catino. Appoggio sulla sinistra, marcato, e allora si ricomincia dal basso, dai centrali. Viene incontro la Grutta, passaggio sulla destra, eccolo il numero 10 rotondo. Passaggio preciso, ancora dal numero 20. Porta la Grutta, pensa un po' a chi darla. Ancora UFR, tocco un po' a lungo, ci arriva comunque il numero 22 Antonini, fraseggio bianco. Tra due uomini Catino, bravo a non perdere questo pallone, poi va ad effettuare un gran lancio, viene sporcato il passaggio, arriva comunque Antonini, sponda in direzione di La Grutta, va a riconquistare la Lokomotiv Roma. Che procede subito al lancio in avanti, alzata la bandierina del direttore di gara. Fuori gioco allora. Eccoci tornati. Comincia in questo momento il secondo tempo tra UFR e Lokomotiv Roma. Primo tempo finito in vantaggio per l'UFR che adesso attaccherà da destra a sinistra. Ovviamente Lokomotiv Roma, maglia arancio, sta toccando adesso il pallone, attacca da sinistra a destra. Intercetta il pallone l'UFR. Tanto traffico sulla corsia di destra. Che giocata di prima di tacco di Catino, palla in avanti alla ricerca del numero 96. Velo, favorire la corsa del compagno. Conquista la sfera, l'UFR servito in mezzo al campo come al solito Catino. Di Simone, poi Pompone, lancio su Cesaretti sulla sinistra, ancora per Catino. Contrasto duro ma regolare. Quindi Lokomotiv, palla in avanti, c'era fuori gioco. Efficace la salita dei difensori dell'UFR. Un po' in difficoltà l'UFR, adesso prova ad allontanare il pallone. Viene riconquistato dagli avversari, quasi in area di rigore. Ben posizionati i difensori in maglia bianca. Poi rischia ancora l'UFR questo disimpegno. Risolto comunque con la palla che arriva comoda da Pomponi. Ora si prende qualche secondo il numero 1. Procede al rilancio. Non è che non viene toccato da nessuno. Allora, occasione UFR con numero 96, Catino, che cercava la sterzata.
arrivato come una furia il suo avversario in maglia arancio a scaraventare via il pallone. Sarà dunque corner. Battuto basso il calcio d'angolo sul primo palo, ultimo tocco proprio di una maglia bianca. Ora possesso che passa la Lokomotiv Roma, prova a costruire velocemente un'azione sulla sinistra, mentre tornano nel frattempo le maglie bianche in difesa. Bel lancio sulla corsia di destra, per ora si continua a giocare, ma il pallone esce, non può raggiungerlo l'esterno della Lokomotiv. Era Reali, se non sbaglio. Lancio di Pomponi, troppo sul laterale, pallone che si perde in out. Lokomotiv con Reali, prova a girarsi sul suo mancino, riconquista l'UFR. Cerca una giocata personale Mattaroccia, poi ci mettono una pezza di compagni di squadra. Ancora UFR, si appoggia dietro Catino. La palla per il numero 4 che prova a cambiare fronte, intercettato il pallone. All'altezza del centrocampo. Sale in maniera organica la formazione maglia arancio. Cerca di verticalizzare Chetino, ma c'era stato un fallo, va a protestare numero 14 della Lokomotiv, Lararti. Lone in avanti a cercare di scavalcare difensore, ma c'è Macera, attento, che esce e la fa sua. Lararti di prima per il suo centrale di difesa. Sale a Puzzo sulla sinistra. Pressing efficace del UFR, ma è solo l'esterno sulla destra. Riconquista la Lokomotiv, ma c'è un uomo a terra. Allora direttore di gara che interviene per interrompere il gioco. Dovrebbe essere a balle il 14 dell'UFR. Si riprende a giocare, possesso arancio, cerca di gestire il pallone Marra, poi fa salire i suoi. Apertura sulla corsia di destra, è Reali a metterla dentro, attento il difensore dell'UFR. Allora cercano il disimpegno. Non aggancia la grutta, poi il pallone finisce per uscire fuori.
sul laterale. Lotta in quella zona di campo. Alla meglio la Lokomotiv. Filtrante intercettato. In sottofondo qualche protesta. Così continua a giocare. Cercava di chiudere il triangolo l'UFR. Poi va a riconquistare il pallone. Ma c'è fallo. E allora si accendono gli animi. Quando siamo all'ottavo minuto di questo secondo tempo. Allora sarà calcio di punizione Lokomotiv Roma. Linea difensiva a due passi dietro limite dell'area di rigore. Calcio di punizione da posizione molto defilata. Sicuramente ci sarà un cross in mezzo. E allora parte col mancino sul primo palo, palla che attraversa l'area di rigore, la tocca al portiere e poi viene spinta in rete e c'è l'1-1 della Lokomotiv Roma che pareggia i conti. Allora, situazione di equilibrio ristabilito. Prova a costruire l'UFR, bella giocata con lo scavetto ad evitare la scivolata avversaria, quindi Catino, pressato ma tiene il pallone, lancio in avanti per il numero 96, si deve impegnare Macera per metterla fuori, sventare la minaccia. Che esce nuovamente in quella zona di campo. Sfera nuovamente fuori. Forse c'è un calcio di punizione, infatti così è. I giocatori dell'UFR che si apprestano ad entrare nell'area di rigore. Difesa da Macera. Che mi chiama 3 in barriera in questa situazione. Pallone dentro forte. Qualche maglia arancio a metterla in corner. Il shoot angolo battuto forte. Oltre il secondo palo ci prova al volo. Ancora una deviazione. Sarà nuovamente corner. Stavolta sul primo palo, il pallone è ancora buono. Ritorna verso la bandierina, nuovamente un traversone in due tempi. La fa sua il portiere.
riceve Reali sulla corsia di sinistra. Trova in mezzo al campo smarcato Lararti. Gira palla sulla corsia di sinistra. Sempre lì in costruzione la Lokomotiv Roma, pallone filtrante, troppo lungo, irraggiungibile dal compagno di squadra. Che si perde sul fondo. Intercetta la Lokomotiv Roma, occasionissima, dentro l'area di rigore, ha provato a girarsi numero 20 Marra. Poi il tiro è arrivato debole in zona Pomponi. Lancio di Pomponi. Pallone che non viene controllato in una prima occasione. Chieder scusa a Gatta. Poi arriva comunque in controllo della zona difensiva della Lokomotiv Roma. Apertura sulla destra da Fuscarini. Momento pallone dietro, circolazione palla Lokomotiv Roma. Da destra si passa a sinistra. Muove tutta la squadra di conseguenza. E allora un traversone, un po' arretrato dalla tre quarti. Intercetta l'UFR. Poi arriva forte sul pallone Gatta. Tutto regolare. Bravo il numero 2. Era Catino ad essere andato a terra. Ancora Lokomotiv sulla sinistra. Si fa vedere Fuscherini. Carica al destro. Una finta. La vuole mettere dentro. Allontana. Così così l'UFR, siamo sempre vicino all'area di rigore. Palleggio lì sull'esterno, forse c'è stato un tocco con il braccio. Arriva infatti il fischio del direttore di gara, che ovviamente interrompe il gioco. Dunque calcio di punizione UFR dalla propria area. In sottofondo indicazioni tattiche delle panchine. Pallone lunghissimo, prova ad allontanare Gatta, rimbalza il pallone a terra, un giocatore dell'UFR, si continua a giocare per ora. Vediamo se il pallone esce, un altro scontro, altri due giocatori a terra, qualche protesta. Allora il direttore di gara va a dire qualcosina a tutti per ristabilire la pace in campo. Gioca subito l'UFR. Pallone arritrato, poi apertura sulla sinistra. Dove Antonini prova a metterla dentro. Trovato un attento Macera. Sale la Lokomotiv con i suoi centrocampisti, i suoi centrali di difesa. Buon corridoio sul centrodestra, combinazione alla ricerca di una palla profonda, intercetta l'UFR. Chance in contropiede, pallone che non viene agganciato, quindi spazzato via. Sempre UFR, adesso sulla corsia di sinistra. Sovrapposizione c'è il compagno di squadra, preferisce cambiare gioco, numero 26. Non è che non è uscito,
in possesso della formazione arancio, che guadagna qualche metro. Siamo arrivati al 18° minuto di questo secondo tempo, situazione di parità 1-1 tra le due formazioni in campo. Ancora un cambio per la Locomotive, uscito Fuscherini. Gioca l'UFR, intercettato il pallone, occasione Locomotive, subito un fallo a tamponare questa situazione. Chiatiro che ha scaraventato via il pallone, poi subito a chiedere scusa. La Locomotive dovrebbe essere entrato il numero 16 Franchi, sì, sulla corsia di destra. Adesso gioca l'Ararti col mancino verso la sinistra. Riconquistano gli avversari. Subisce fallo numero 26 Fusco. Eccolo Fusco sul pallone. Controlla con calma la difesa della Locomotive. Cerca di organizzare una manovra. Prova l'anticipo Fusco, non gli riesce. Allora occasione Locomotive, attenzione sulla sinistra. Pallone arretrato, siamo sempre lì, ma il pallone in questo momento è dell'UFR con Rotondo che prova ad allontanarla. Buona gestione Catino. Intercettato il pallone nuovamente Locomotive. Buona la sponda, non arriva nessuno su quel pallone. Ancora Locomotive in pressione, mette in difficoltà l'uscita dal basso dell'UFR. Vedere Catino sulla destra, sterza il numero 4, preferisce passare da Fusco che apre col mancino. Mattaroccia, corsa, palla lunga per la corsa di Antonini che entra in area di rigore, finta del numero 22, forse ancora il pallone. Situazione irregolare però a giudizio del direttore di gara. Ora nuovamente possesso arancio. Bella palla in avanti per Reali che corre verso il pallone. C'era fuori gioco, era comunque arrivato prima il portiere dell'UFR Pomponi. UFR che cerca subito di giocare sulla sinistra. Due della Locomotive. Non è che era finito avanti in direzione di Reali, che però ha ignorato il pallone, quindi non viene fischiato il fuorigioco. Cerca di gestire il pallone adesso Fusco, nonostante il pressing. Ora ancora per l'UFR, il lancio troppo in profondità. Compagni che invece hanno fatto un altro movimento. Attaccanti che erano venuti incontro. Allora, facile per Macera. Lararti. Lancio sulla sinistra, ben effettuato per la corsa dell'esterno che prova il traversone, ben posizionato D'Ambrogio. Allora cerca di uscirne l'UFR, Catino. Tocca l'ennesimo pallone di questa gara. Appoggia dietro, in pressione la Locomotive che riconquista il pallone con Lararti. Ci prova col mancino.
Incredibile chance per la Lokomotiv Roma. C'è stata la parata, il miracolo di Pomponi. Dunque calcio d'angolo Lokomotiv Roma dalla destra, parte col mancino a rientrare. Terra un paio di giocatori, fallo che viene giudicato in attacco. Ora le torri della Lokomotiv che si prestano a tornare nella propria zona di competenza. Gioco corto l'UFR, poi si va a vedere davanti l'attacco subito di prima di Mattaraccia per il compagno sulla destra, cerca di riprendersela Mattaraccia, siamo ancora lì sulla destra, Catino alza un pallone per Fusco che si rivela complicato, riesce a metterla giù, ancora il numero 26, forse c'è fallo, arriva anche il cartellino per Lerarti. Questa occasione, intervento effettivamente che sembrava duro, giusto a mio parere il cartellino. Allora chance per l'UFR di riportarsi in vantaggio questo calcio piazzato. Tocco corto, poi arriva la bomba di Mattaraccia che non inquadra lo specchio della porta. Altro cambio Lokomotiv, esce il numero 2 Gatta. Va ad occupare la stessa zona di campo suo compagno neo entrato, dovrebbe essere Amato, eccolo il suo primo tocco. Anzi, credo fosse Sardo. Lancio sulla sinistra, buono il lancio, buono lo stop con il petto, poi a seguire. Cerca la serpentina, tocco dietro, alzato il pallone, siamo in area di rigore, provata a girarla. Tiro che arriva comunque abbastanza semplice sul primo palo. Buona la combinazione rapida. Tre giocatori della Lokomotiv a terra, un giocatore invece dell'UFR, pallone fuori. Per andare a vedere come sta. Vediamo intanto chi è. Il giocatore a terra si sta rialzando in questo momento, un po' zoppicante. Era Catino, il numero 4. Sì, riprende a giocare Fusco. Gira per Mollo. Sporcato il pallone, ma gioca ancora l'UFR sulla sinistra dove c'è Antonini. Cerca un attaccante ma viene anticipato dalla difesa della Lokomotiv che prova a rigiocare. Reali verticalizzazione, troppo profonda, troppo verso il portiere avversario.
la triangolazione sulla corsia di sinistra per l'UFR. Antonini, tocco dietro. Sterzata di Fusco, il lancio del numero 26. Attento l'esterno della Lokomotiv. Riconquistato il pallone. Chance arancio, serpentina lì in mezzo. Poi arriva l'intervento decisivo del difensore dell'UFR. Fa ripartire i suoi. Mattaroccia. Antonini sulla sinistra, non aggancia il numero 22, riesce forse a tenerla in campo, sì. Elude la pressione dell'avversario, Antonini guarda dentro, a rimorchio, arriva Fusco, chance per l'UFR. Riceve Fusco, alza il pallone, buon corridoio in avanti, costretto all'uscita Macera. Riprendere subito il gioco. Sterzata, forse c'è vantaggio, ancora palla Lokomotiv, ancora a terra, poi credo l'Ararti. Che lamenta un fallo, si continua a giocare. Questa il metro di giudizio del direttore di gara. Bella palla in avanti verso Reali che corre sul pallone, scivolata importantissima di Pomponi, va a dire di no a Reali. Mattaroccia, pallone sporcato ma arriva comunque al centrocampista. Bella finta di Simone. In profondità sulla corsia di sinistra dove arriva Antonini. Alza la testa, traversone sul secondo palo. Pallone ancora buono, lo stoppa Catino. Ha provato il numero 4, palla che finisce al lato della porta. Lanci in avanti, c'è fuori gioco. Eccola la segnalazione della terna arbitrale. Tanti gli offside. Siamo al 31esimo di questo secondo tempo. UFR che costruisce sulla corsia di destra. Prova il traversone, viene murato. Pallone che esce, sarà rimessa con le mani per l'UFR. Viene incontro Fusco. Spintonato il numero 26. Allora, calcio di punizione. Per la formazione in maglia bianca. Calcio di punizione UFR. La palla dentro, una spizzata di testa sul secondo palo, allontanato il pallone. Prova a metterlo giù ancora l'UFR. Sulla sinistra c'è il solito Antonini. Tiro che arriva svirgolato. Palla fuori. Gioca a corto Macera. Scambiano i centrali di difesa. Prova a costruire la Lokomotiv. Intercetta
Il pallone però all'UFR, ci pensa un po' il centrale. Servizio sulla destra. Traversone. Non arriva nessuno. L'eccezione del giocatore della Lokomotiv che riesce solamente a deviare. Pallone che esce vicino alla bandierina del calcio d'angolo. Sempre UFR in avanti. Evita il giocatore avversario. Poi il traversone che arriva. Comunque da Macera. Ancora UFR con Rotondo. Dietro Tacatino, controlla, prova il tiro. Viene intercettato il pallone. Cerca di ripartire la Lokomotiv. Adesso con calma risale tutta la formazione arancio. Bellini, poi il giro a centrocampo della Lokomotiv con Apuzzo, ci pensa un po' il numero 10, corridoio in avanti, arriva bene il difensore in anticipo, forse va a subire fallo, numero 6 D'Ambrogio. Ultimi 5 minuti, poco più. Di Simone non aggancia, ma comunque ancora in gioco il pallone. La palla era verso Antonini. Cenno d'intesa col compagno, forse sorpreso da questo lancio. Poco movimento, ma ha trovato un buon corridoio. Molto fitto il centrocampo dell'UFR che riesce a riconquistare il pallone. Poi a sua volta nuova chance per la Lokomotiv. Sfruttata male. Perché il possesso torna nuovamente all'UFR sulla corsia di sinistra, dove arriva Antonini che alza questo pallone in avanti. Cercato un velo, pallone che torna da Antonini. Ancora buono il pallone, quindi Mattaroccia, tocco dietro. Di tacco, Fusco senza guardare. Pallone in avanti per Reali, cioè fuori gioco. Però che ingenuità del giocatore dell'UFR. De Simone per il numero 18 Mollo, quindi la lascia Antonini, viene toccato duro Mollo per il numero 18, sarà fallo per l'UFR. Mattaroccia tocco corto, Antonini a centrocampo per Fusco, la porta del numero 26. Paio di dribbling per lui, poi lascia Mattaroccia ancora da Fusco, cercano di combinare i due. Ultimo tocco è bianco. Ora. Anzi no. Gioca l'UFR questa rimessa laterale. Prova a riportarsi in avanti, un bel filtrante. Tu per tu con il portiere, arriva lo scavetto e c'è il gol del UFR che fa 2-1. Il sigillo è firmato Ruggeri. Allora si riporta in vantaggio la formazione in maglia bianca.
vedere il VAR, il direttore di gara. Si riprende a giocare, sempre 2-1 il punteggio. Cambia la decisione del direttore di gara. Pallone dentro, pallone intercettato dall'UFR. Tiro da lontanissimo, che comunque non coglie. Impreparato Macera. Mancina avanti, una deviazione buona comunque per la Lokomotiv Roma. Allontanato il pallone. Si provano comunque gli arancio. Errore del numero 16, un po' in apprensione in questa occasione. Antonini con le mani, pallone in avanti. A terra all'esterno del UFR, ma si continua a giocare. Lerarti, apertura sulla sinistra, contropiede Lokomotiv Roma. Il pallone in avanti, Lerarti non riesce ad agganciare, riesce solo ad toccare. Arriva quindi Pomponi. Non è in avanti, non arriva a destinazione. È messa la difesa della Lokomotiv, arriva però un fischio del direttore di gara. Tocco in avanti, si continua a giocare. Qualcuno chiama l'offside. Dribbling, ma prova poi il traversone. Ancora buono il pallone, prova a coordinarsi. Arriva facile dal portiere. Mancino in avanti della Lokomotiv. Riconquista l'UFR. Corre come un treno sulla destra. Traversone. Non la tocca nessuno. Cerca il piazzato. Poi gli deve metterci le mani in Macera. Calcio d'angolo dalla sinistra per l'UFR. Il pallone è fuori. Antonini controlla. Cerca un pallone dentro, intercettato poi dalla Lokomotiv, che subito cerca di buttarla in avanti.
di confusione a centrocampo. Lancione in avanti sulla corsia di sinistra dove corre il numero 7. Birardino, quasi in area di rigore. Ancora Lokomotiv lì, tantissime maglie sul pallone. Non è buttato fuori, c'è ancora a terra un uomo della Lokomotiv. Vediamo quanto rimarrà ancora da giocare. Viene restituito il pallone all'UFR. Trova un buon corridoio sulla destra. Pressing forte della Lokomotiv, ma falloso. Lancio lungo. Cercato controllo col tacco Mattaroccia. Davvero difficile. Calcio di punizione Lokomotiv proprio qui sotto la postazione. A giocare l'Ararti rapidamente. Quindi a Puzzo da lontanissimo. Fuori gioco. Ultimo minuto. Dice il direttore di gara. Lancio in avanti, colpo di testa, il pallone rimane lì, poi viene servito Mattaroccia, cerca il dribbling in mezzo a due, viene murato il numero 23, quindi Lokomotiv, forse l'ultima chance della gara. L'Ararti, apertura sulla sinistra, nonostante sia scivolato, veramente forse l'ultima chance per la Lokomotiv, palla dentro, arriva però Antonini ben posizionato. Mattaroccia per Antonini, finisce la gara 2-1, vince l'UFR sulla Lokomotiv Roma. Allora, grazie per averci seguito, buona serata.